Per chi sta guardando questo video su YouTube, ragazzi, vi invito come sempre a seguirci anche sul canale Twitch, perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 21. Siamo sempre qui, ragazzi, quindi seguiteci, seguiteci, seguiteci. E oggi continuiamo l'avventura della strega Baba Yaga. Sembrerebbe, almeno. Continuiamo un po', Blacktail. Premi qualsiasi tasto, subito. Subito. Allora, facciamo un po' un resoconto dove eravamo arrivati, cosa stavamo facendo e perché lo stavamo facendo. Soprattutto, anche perché non è che... ci ricordiamo tutto qui, eh? Vabbè, sappiamo che lei ha dovuto lasciare il villaggio perché è stata accusata di aver stretto un'alleanza, un accordo con Baba la strega. Baba la strega, noi ci chiamiamo Yaga. E abbiamo perso praticamente tutti i nostri amici e nostra sorella. Noi siamo alla ricerca praticamente di nostra sorella. E, dato che sono spariti questi bambini, ragazzini o quel che sia, credono che sia colpa nostra sostanzialmente, e ci hanno cacciato via. Quindi noi stiamo nel bosco e andiamo alla ricerca di nostra sorella. Abbiamo visto praticamente uno spirito che ci ha mostrato la strada e lo stiamo seguendo. Però a un certo punto questo spirito ha attraversato un ponte distrutto. Abbiamo aiutato dei funghi parlanti a scacciare un drago, in realtà non era un drago ma era qualcuno intrappolato lì, però facendo questo i funghi ci hanno aiutato a ricostruire, o meglio hanno ricostruito il ponte, così possiamo attraversarlo per continuare la ricerca dello spirito, o meglio seguirlo. Però ora sono curioso di leggere. Che cazzo sta scritto anche qua sopra? O meglio, credeva che lo spirito l'avrebbe condotto verso la Quercia Rossa, ma seguendo le sue tracce si ritrovò invece alla capanna. Ah vabbè, questo è proprio all'inizio. Ok. L'unico aspetto positivo di quella circostanza era la presenza di un animale indescrivibilmente maestoso, ingannevole gatto nero. Yaga sarebbe rimasta lì ad ammirarlo, vabbè, non ci interessa. Purtroppo il suo viaggio doveva interrompersi, il sentiero proseguiva oltre il ponte crollato. Ok. Inaspettatamente Yaga si mostrò ben più saggio della maggior parte degli umani, decidendo di evitare di bagnarsi. Anche perché noi non ci possiamo bagnare, ovviamente. Bisognava trovare un altro modo per raggiungere l'altra sponda del fiume e magari un modo per riparare il ponte. Vabbè, questo abbiamo fatto. Abbiamo sconfitto il drago... E Yaga ora poteva mettersi in guarimento. Vabbè, ho detto tutto praticamente. Non mi sono dimenticato niente. Cavolo, non mi sono dimenticato niente. Ok, quindi i nostri obiettivi sono ora attraversare il ponte. Abbiamo delle abilità speciali che abbiamo attivato, questo che sarebbe... sai far tante cose ma non eccelli in nessuna. Puoi portare 3 frecce in più di ogni tipo e tutte le cure sono più efficaci. Abbiamo attivato questo invece di attivare questa, che praticamente questa ci dava 6 frecce appiccicose in più. L'area d'effetto del veleno tossico e delle frecce appiccicose sono più ampie. I nemici hanno problemi di lasciar cadere del miele. Però, cioè, a questo punto portiamoci 3 in più e vaffanculo. Possiamo potenziarci in qualcosa? Dubito. Abbiamo tutto bisogno di una pergamena, che abbiamo sbloccato questo, ma ci abbiamo bisogno il dente. E questo abbiamo bisogno di un dente. 3 denti, 2 denti, 2 denti. Vabbè, siamo bene così. Vediamo un po' se ci siamo dimenticati qualche altra cosa. L'allineamento, vero? Cioè l'allineamento, siamo ancora generosi, Pier. Qua ci fanno diventare sempre più buoni. Cioè, fra poco arriviamo addirittura a nobile. Cioè, vabbè. Gnolla, a prima vista la civiltà di Bruti sembra primitiva, sono altamente territoriali, mineralmente aggressivi e il loro linguaggio sono aspro e barbarico, eppure la loro comprensione del mondo potrebbe non essere così superficiale come sembra. Hanno anche una passione particolare per i cappelli a punta, per qualche oscuro motivo.
Questi sono gli gnolli. Picchiatori. Picchiatori ti attaccheranno a pugni. Anche se le loro tecniche. Questi sono i mostri che abbiamo beccato l'altra volta in quel villaggio. Che poi con il bastone, la scopa, l'abbiamo sconfitti. I picchiatori ti attaccheranno a pugni, anche se le loro tecniche non sono delle più sofisticate, non vanno sottovalutate. Schivarli al momento giusto dovrebbe tenerti al sicuro dai guai, a condizione che il tuo tempismo sia impeccabile. Più sono vicini, più rappresentano una minaccia immediata. Stordirli o rallentarli può essere un buon modo per tenerli a bada. E poi c'è il lanciatore. Occhio ai lanciatori, puoi schivare facilmente le loro rocce a patto di individuarle in tempo. Ricordati che puoi anche respingere o addirittura battere i loro proiettili, ovvero. Questi ignor non esiteranno a usare attacchi più diretti se ti avvicini troppo. Vabbè, queste cose già le avevamo viste. Abbiamo la scopa, quella che dicevo prima. Ok, e a quanto pare è la scopa che ha scelto noi. Non è che noi abbiamo scelto la scopa, almeno così ci ha detto la voce. I sortilegi che puoi portare fino a 6. Vabbè, questo è quello che abbiamo visto prima. Ok. Sono manifestazioni di un animale interiore. Questo è quello là che avevamo entrambe le cose, sia buoni che cattivi, in un periodo. I totem, luogo di culto, assorbe l'influenza delle reazioni della Allora, assorbe l'influenza delle intenzioni della preghiera, offrendo in cambio la saggezza dei secoli passati. Va bene. Ma che cosa sono le cose trovate perdute? Favole consumate nel tempo, il loro significato perduto è nuovamente ritrovato. C'era una volta un terribile l'ammazzadraghi parte 1. Ah, ma questo è quello che abbiamo fatto. Ok, l'ammazzadraghi parte 1. C'era una volta un terribile drago. Nessun cavaliere o cacciatore pareva in grado di sconfiggerlo. Il suo appetito cresceva di giorno in giorno. Poiché sempre più uomini del re stavano perdendo la vita a causa della bestia, i figli del re decisero di dimostrare il loro valore. Sfidarono il drago e dopo un lungo ed estenuante combattimento lo uccisero. Il regno esplose di gioia, ma purtroppo solo uno degli eroi era sopravvissuto per raccontare la storia. Per il suo coraggio e il suo ingegno fu proclamato re. Queste erano le cose che trovavamo in giro. E questo è il primo totem che avevamo trovato. Le aurore, le moire, le tre sorelle, figlie di Rod, dio della famiglia, degli antenati e del destino. Cioè, ma quanti. Cioè, è il dio di tutto, fa tutto lui, tutto Rod fa. La prima tesse il filo del destino, la seconda lo misura e la terza lo taglia con le forbici. Intrecciano tempi, luoghi ed eventi. Si ritiene che avere il loro favore e non averlo sia motivo di buona fortuna o di cattiva sorte. Quindi quando noi attiviamo i totem abbiamo comunque dei vantaggi, giusto? A quanto pare abbiamo trovato anche la canna da pesca. Potevamo anche pescare adesso. Abbiamo letto tutto, vero? Volevo leggere un attimo. Sortileggi. Dove stava? Abilità. Sortileggi. Ah no, questa è quella che avevamo letto prima. Ok. Diciamo che siamo a buon punto, ragazzi. Siamo a buon punto. Dobbiamo semplicemente attraversare Cosa c'è dall'altra parte? Cosa c'è? Cosa c'è dall'altra parte? Cosa c'è dall'altra parte? Allora, vediamo un po'. Noi qua abbiamo sbloccato praticamente quasi tutta sta zona. Continuiamo con la missione principale, giusto? Ci cioè, andiamo di là. Qua abbiamo il tizio che ci vuole dare roba. Bravissimo. Il gatto non ci interessa, quindi vabbè, andiamoci. Upplala. Ciao amici, ciao. Voglio pescare, vediamo che peschiamo. Ah, perché ieri avevamo pescato, avevamo mangiato il pesce, perché lo mangiamo automaticamente. E poi avevamo dato i resti al gatto che sta. Perché non va a pescare? Alla bocca di gatto, là, la bocca che si mangiava le lische di pesce.
sempre un pesce peschiamo. Ok. E abbiamo la solita lisca, va bene. E qua è il sentiero dell'ombra. They actually did fix the bridge. Took them a while. Ok, salviamo. Io non l'ho visto il, lo spirito. Ah, perché lei è vero, è convinta che fosse un che fosse il, l'amico Dragoi, come cavolo lo chiama. Dragoi, giusto? Quindi lo seguiamo. Amici. Cazzo, non te frecce ci voglio uccidere, no? Ah, li posso anche distruggere, ok. Da qua non li posso usare. Andiamo da qua. Mamma mia. Ragazzi, è sono abbastanza dure. Da lontano non funziona la speciale. Qualcuno che dorme. I gufi li ho presi tutti? No. Sta seguendo le briciole. Due denti. Ma perché sento qualcuno che dorme? È qualcosa là sopra, forse? Energia. Non ci dicono nulla di utile comunque, sì. Un teschio? La saggezza degli Gnoll. Beh, chi l'avrebbe mai detto? Fai presto a giudicare. Gnolloscienza. L'antica saggezza della speciale Gnoll. Della specie Gnoll. O forse una sua versione. Sul valore. Una volta riflettuto sul valore. Che valore ha un gioiello della corona per un Gnoll affamato? Il valore pertanto risiede solo in ciò che è dolce, caldo, morbido e lucente. E tale è il miele. Ah, e allora? Basta avere il miele e si ha tutto. Questa è la saggezza. E siamo sempre buoni. Siamo sempre buoni. Allora, seguiamo le briciole. Dove stanno? Qua. Là c'è un fiore. Ce lo prendiamo, che è meglio. Là c'è un gufo. E seguiamo il ponte. Basta, non torno più indietro per i gufi comunque. Basta. Là c'è una casa. Pupazzo, c'è una bambola. Gli somiglia un po'.
Ma chi? A Dragoi forse? Qua c'è miele, qua ci sono le frecce. Lo prendiamo? Non mi piace, streghe, bambole. Ecco. Che minchia è ora? Che cavolo siamo? Disponi i vari frammenti del passato in modo da scoprire la verità. Regola tempo e spazio per recuperare le parti mancanti della scena. Muovi WS per regolare il tempo. Muovi AD per regolare lo spazio. Ossia? Ah, ok. Questo si muove. Non è questo? Questo con che cosa la devo far combaciare? Questo affare è? Non ci dice nient'altro. E ora non capisco su cosa lo dobbiamo far combaciare questo. A parte il fatto che fa impressione la bocca di questa aperta. Voi vedete qualcosa da far combaciare? Io vedo solo quella pietra là in fondo, ma... Infatti è solo quella pietra. Non... Ah, sta laggando il tizio. Comunque abbiamo visto la morte di questo Dragoi. Ah no, è proprio così di suo. Ok. Ok, siamo pieni di legnetti. Ecco, c'è uno scrigno. Altro dente, ok. No, è proprio così, non sta laggando lui. No, ho sbagliato, R. Fa così, tasto destro, tasto destro, tasto destro. Ok.
Non posso manco prenderla. Ma quanti ce ne ho di sti cosi? Cioè, 33. Cioè, ne ho all'infinito. Questo se farfalle qua. Ah, è dove stava Dragoi. Ma c'è roba là sopra. Ah, sono piume. Ma quindi si può salire sopra? No, là si salta e si prendono le piume, vabbè. Seguiamo sto tizio. Vediamo dove ci porta. Siamo pieni anche di... anche di... sia di energia che di tronchi siamo pieni. Altro gufo lo prendiamo. Ma c'è roba... roba che ci infetta. No. Basta dai con sti gufi. Ne ho veramente tanti. E consumo solo le frecce per far sta cagata. Ok, dove dobbiamo andare quindi? Là sotto? Eccolo là. Ah, qua dove stavamo prima però, giusto? Dove eravamo scesi prima. Ok. Cioè prima, ieri. Ah, è un idiota praticamente. Is your memory playing tricks on you, princess? Quello è l'albero. Ma lo dobbiamo sconfiggere a questo. Colpisci Bobok con le frecce. Ah, ok. Dove cazzo? Ah, ce ne stanno un sacco. Ok, lui va dove sei il rosso. Così non vale. Ok. Ok, allora devo colpire dall'alto destro. Da qua adesso. Amici, ma
Cioè, capito che volete giocare, però. Straight in the eye now. Every year, when the day becomes equal with the night, the people from the village would prepare to send the old bad winter into the great beyond. Grande oltre. Meaning, they would try to kill winter. Belli. Good luck with that. Intelligenti più che altro. That year was much different. There would be no joyful celebrations, as a series of unfortunate events has cast its shadow upon the village. For the young, however, the old tradition was more than a practice of faith. Some teenagers decided to break the ban, each for a reason of their own. Questo non ci fa vedere cosa è successo l'anno prima. Drago seemed oddly reluctant to go deeper into the woods that day. Yet Zora, the bolder one of the twin sisters, wasn't going to give up on the plan. Ha detto hanno fatto un piano. I'm going anywhere. Vado lo stesso. You two can take care of the statue here. Drago and Yaga had been friends for years, but there was clearly something more subtle. Azzo. Why fall in love when you can fall asleep? Giusto, sono d'accordo. Where was I? Sono d'accordissimo. Yes. Drago and Yaga, yes. There they are. My folks said we shouldn't build the effigies anymore. Now that Baba's back. Said Drago. But I made up this story that this time we're making it to ward off Baba. Not the winter. and guess what? They didn't mind anymore. Bello. Be careful, Yaga. Now people talk trash. And you probably don't realize what kind of crazy ideas they can come up with when they fear for their children's lives. Yaga wasn't really listening. All she could think of was a tiny gift. Hai capito il regalino. Her heart pounded. When she reached for it, the boy glanced at Yaga's mask. Take it off. Just for once. No! She answered and flinched, but he wouldn't quit insisting. Dragway! No! Oh, will you stop playing the goddamn prude? You're a lunatic, just as they say you are. He cried out violently. She couldn't believe her ears. She used to call Dragoy a friend. Oh, whatever. Let's go. We have to find Zora. But I think I know where she's at. Grunted Dragoy as he stood up. A wounded pride tempted him to do something he would regret until the very end. As they walked through the mysterious this and coso misterioso bla bla bla. After leading the way for a good while, the boy stopped in the middle of a clearing. Go! A pack of men from the village jumped out of the bushes and took the dazed girl by surprise. You've made up your mind after all. That's a good boy, said one of the men. Treachery plagues the lesser minds. Doesn't it? Probabilmente affligge le menti inferiori. Light the fire and bring in the goat. Tutta la capra. Cleanse this waif of the witch's touch. As Yaga looked at the scapegoat brought by the villagers, a familiar voice grew in volume in the back of her head.
You've let them treat you like trash all these years. And now you're even gonna let them cut you open. Let them burn you alive. Questa è la voce che sento ancora adesso. Let me answer this for you, princess. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Scapegoat. You always saw me as the perfect scapegoat. Monster. You always saw a monster. In me. Ma che cazzo? Now I can give you all you've ever wanted. Just get out of my way. lo evita! Grandissimo! No! Ah, oh, sto capendo ora! Questo l'abbiamo fatto sul serio noi. Abbiamo fatto un macello. Sì, comando io la... Cioè, però posso solo correre, saltare e dare testate. Io sto dando solo testate. Praticamente stiamo distruggendo tutto il villaggio perché la voce ha preso possesso della nostra... poco prima di essere sacrificato. Forse non lo devo... Non sto capendo se sto facendo bene o no. Sì, sto facendo bene. Infatti non posso... Cioè devo andare per forza avanti. C'è scritto il numero di... Di Goofy. Infatti è troppo tardi. Troppo tardi per noi. Abbiamo fatto un macello. Troppo tardi per tutti voi. Because this place and everything in it will burn to the ground. So perché i gufi siamo a zero, però siamo a zero. Non ne ho presi un bel po'.
ok, ma fammi fare qualcosa di diverso. Non lo so, Tris. Non ci ho fatto caso prima se c'erano. Bruciare con esso. È il prezzo che sono disposto a pagare. Try anything again. Not when I'm around. They think I... that Volko and Slavica... We'll know what happened to them soon enough. I think I know where to look. Ah, sono gli altri due. Where's Dragoy? That old weasel. Must be on his way back home already. Dragoy. We haven't seen him since that day. Che strano. Che strano che non si è più visto né sentito. Ok, questo è come è morto lui, Dragoy. No, it can't. No, no. Stop. No. What? La maschera si è rotta. Red Oak. I'm almost there. Quindi ora ci possono vedere il volto. Sai chi è? Chi è lei? La sua maschera non c'è più. E questo è il suo vero volto. Ecco la quercia rossa. That's the place, all right. The Red Oak. Our hiding place. No sign of Zora, though. Look around. He. Lui è qui. The one who doesn't judge. Colui che non giudica. Affronta l'idolo senza volto. Ma tu cazzo? Dove stiamo andando in tutto questo? Dove? Vabbè. Lascia che il tuo passato faccia pendere l'ago della bilancia. Gli Shellock che hai raccolto durante la sequenza dei flashback andranno verso l'allineamento di tua scelta. Scegli con giudizio. Tutto ciò che vedo è... Non ti giudicherà, ma ti feederà il tuo passato e le souls che hai portato. Be brave, princess. Nel paradiso tra i rami dove rimane l'illusione degli inferi, tra le radici dove sorpano. Vabbè, facciamo i buoni. L'abbiamo mandato nel paradiso. Another mask. It looks a bit like the old one. Can I have it? Ha una maschera diversa però questa. O no? It's still not enough. You gotta take it back home. Home? Oh, your sister. She said she knew how to find the missing kids, right? So she went looking for them? Of course.
a way to find my sister leads through the rest of my lost friends. I need to find out what happened to them. As if you didn't know already. Anyway, you're taking a trip down the memory lane, Princess. You will see. You will remember. The seal. Take it to the hut. While you still can. Ma porca, ma che cazzo? Vediamo un po' se ci dice qualcosa, dai qua. Allora, sì, perché noi abbiamo appoggiato la maschera sul primo idolo nella prima capanna che abbiamo trovato. E fece uscire, ovviamente. Yaga fece apparire un sentiero di bricioli. Le seguì finché non trovò un pupazzo all'aspetto inquietante, ma al tempo stesso familiare. Toccandone ebbe una visione: un mostro abominevole che stava togliendo la vita a qualcuno. Dragoi era stato assassinato da Baba subito dopo la fuga disperata di Yaga 3 anni prima. Si risvegliò in un luogo familiare presso la Quercia Rossa che aveva cercato per tutto questo tempo, eppure Zora non si trovava da nessuna parte. Qualcosa di tutta la faccenda ancora non quadrava. C'era un antico idolo vicino all'albero. Yaga si sentì giudicata, ma senza capire bene da chi. Un'altra maschera apparve sul volto dell'idolo. Poteva sentirsi di nuovo al sicuro. Si ricordò che l'ultima volta il sentiero si era aperto dopo che aveva premuto la maschera contro il volto dell'idolo nella capanna. E benché non le fosse ancora chiaro in che modo esattamente il suo destino fosse intrecciato con quello della terra, sapeva che doveva fare. La capanna custodiva in sé molte domande, ma anche le relative risposte. Vabbè, trovare Zora avrebbe significato trovare tutti gli altri scomparsi. Vedete se Drago ci dice qualcosa. Ci dice solo questo: scomparso senza lasciare traccia un anno fa. C'era qualcosa tra Dragoi e Yaga. Ma dopo quello che gli era parso un rifiuto, Dragoi fu sopraffatto dalla rabbia. Tradì Yaga, consegnandola agli spietati e superstiziosi bruti che l'avrebbero linciata perché credevano che stesse complottando con Baba. Quel giorno Dragoi non fece ritorno a casa. Cosa non hai capito, Umbe? Cosa? Lo stiamo scoprendo man mano. Praticamente l'ultimo amico, Dragoi, si sentì rifiutato da Yaga, perché Yaga non si volle togliere la maschera, e lo tradì, praticamente, l'ha tradita a lei, e l'ha data a questi tizi bruti superstiziosi che la volevano uccidere praticamente. Così, in modo tale che Baba, la strega cattiva, non continuasse quello che stava facendo. Anche perché pensavano che sta Yaga era combutta con Baba. Praticamente sì, è successo che nel momento in cui lei stava per essere sacrificata, a quanto ho capito, stava per essere sacrificata, lo spirito guida, sostanzialmente la capra, ha preso possesso di lei. Questa voce, noi perché sentiamo una voce che ci dà dei consigli su cosa fare, e praticamente in quel momento quella voce è come se avesse preso possesso del corpo di Yaga e ha fatto un macello. Molto probabilmente quello che ha ucciso Dragoi, quell'essere che ha ucciso Dragoi, siamo noi, secondo me. Quell'essere che abbiamo visto prima. Noi non sappiamo che cazzo fare, ma la voce ci dice comunque di andare alla capanna, di tornare alla capanna. Ho un gatto nero qua vicino, non c'è, almeno ci andiamo col teletrasporto. Freccia. Siamo qui. Can you hear it? It's like the legends are knocking on our doors. See this old statue? Uh-huh.
Un idolo di un qualche dio. Rendergli la mano e colpiscilo con una freccia. Disposizione. Questo è un teletrasporto per andare dall'altro lato. Come ritorno là? Come ritorno dall'altro lato volendo? Che cazzo c'è qua sotto? Ah, qua siamo dove sta il ponte. Ah, ok. Non ho capito bene queste anime, perché praticamente noi quando colpiamo i gufi rilasciamo delle anime. E queste anime è come se fosse... prima abbiamo dovuto scegliere dove mandarle. E le ho mandate nel paradiso, perché ormai stiamo facendo quelli buoni, quindi... Domanda, e se sparo la freccia qua dove mi porta? Sempre qua. Ah, posso fare tutto il viaggio così io, teletrasportandomi. Però da qua dove cazzo mi teletrasporto? Nessuna parte. Vabbè. Tanto la capanna sta qui, andiamo alla capanna, dai. Vediamo che ci... che ci dice. Ma questo c'è sempre stato qua. Posso dargli tipo fuoco? Ci proviamo? Oh, what's up? How did you get here? Come hai fatto ad arrivare qui? Hello? Non posso fare niente. Hello? Io sono ciao. Vabbè. Scopriremo. Ah, c'è una bambola qui ora. Ti ricordi l'inizio della primavera? Lascia perdere. Inizio della primavera. Ah, questi sono i ricordi, ce li possiamo rivedere forse? Sì. Ok. Posso saltarlo? Ok. Qua possiamo rivederle i ricordi, ok. He's waiting for you. Premi il sigillo. Andiamo sopra. You know what to do. I said I knew. Sheesh, what's gotten into you, princess? Nothing. It's just... look, I wonder. Facciamo pulizie? Seriously. Is it true what people say? Sono l'occhio di una strega nel villaggio. Witch's eye. Quella please. Witches or barbers, it doesn't really matter. So are you Baba? Gonna give me wrinkles. You actually can be funny sometimes. But Dragway's death. Wasn't it you? Wasn't it me? Think what you want. Now, press the seal. I'm not here to do what you tell me. I have to go after my friends. I need to find Zora. Taking over the hut means ridding the land of the roots. And that means you're gonna reach all the memories you need. So yeah, you are here to do what I tell you. Fine. Comunque poi l'ascolta. Ok.
Comunque anche lei si è fatto lo stesso problema. Cioè che sta voce è stata quella che ad uccidere Dragoi. Ma la voce non ci ha risposto. Addirittura gli ha chiesto anche se era Baba la voce. E lei ha detto non mi fa ridere. Nel senso che è una cosa stupida pensarlo. E poi abbiamo messo la maschera di nuovo qua e ci ha dato di nuovo le briciole da seguire. Vediamo qua che ci dice. Dobbiamo andare qua? Bello. Vediamo qua se abbiamo qualcosa che possiamo cliccare. Collezioni, pupazzi. Ok. Presenta alcuni segni di bruciatura. La pecora pazza che ha ucciso tutti. Ah, questo è buono, lo posso usare. Alla capra, sì, vero. Ah, ora ho capito tutto. Questo sortileggio richiede 3 abilità a capra. Quindi se noi non sblocchiamo 3 abilità col disegnino della capra sopra, non sblocchiamo questa. È lo stesso cosa il serpente. Mentre invece questi due li abbiamo già sbloccati. Ok. Dove stanno le capre? Ma qua ci serve una pagina per farlo. Un'altra sta qua. Allora, la capra ci abbiamo questa. Incoccare le frecce è notevolmente più veloce, ci interessa un cavolo. Crea 2 frecce con sortileggio al prezzo di 1, ci interessa un cavolo perché comunque ne abbiamo sempre da buttare. Riduce il tempo di recupero dello scatto. Vabbè, ci sblocchiamo questo a sto punto. Richiede 3. Quante ne abbiamo della capra? 1, 2 e basta. Ok, quindi sbloccabile abbiamo questa che possiamo sbloccare, non più. Questa possiamo sbloccare. La sblocchiamo? Ma sì. Ah no, devo fare prima questa, cavolo. Va in sequenza. Questa è serpente. Per avere dobbiamo avere sempre 3 abilità serpente. Vediamo se ce l'abbiamo 3 abilità serpente. Lo so che non serve, però magari serve questo, il sortileggio della capra. Tanto i bauli comunque li troviamo, non è che non li troviamo. Con i denti dentro. Serpente, quanti ne abbiamo sbloccati del serpente? Manco uno, mi sa. Uno. Solo questo. Un altro potrebbe essere questo che possiamo sbloccare, ma arriviamo a 2. Il terzo comunque non ce l'abbiamo di serpente. Ma sì, sblocchiamo pure questo, fanculo, dai. Ok. Diamogli la bellezza di questo gioco è questo. Tutto il bello sta qui. Che cazzo di schifo è. La bocca con l'occhio dentro che mangia. Ok, seguiamo il sentiero, dai. Ah, si è aperto questa zona, quindi. Ok. Capisco sta musica che ogni tanto esce, però vabbè. Allora, ora i rametti ci servono. Ecco qua, già siamo pieni di rametti. Quindi questi sono 3 trasporti. Quindi io se clicco là, se sparo lì, mi dovrebbe trasportare lì. Stiamo mettendo troppo tempo.
song. Wanna hear it? It's an answer to pretty much every question. La pianta che parla è il gatto. Mi stai bloccando il sole. Cioè, lei si meraviglia del gatto che parla. Come on! You gotta listen to it. Take, for example, the biggest mystery of the universe. The meaning of life. It's all there. Don't you want to hear it? Either you move or the sun will. I have ah, ecco, giustamente. Giusto. Giustamente. Anzi, l'aveva spostata al sole. O ti sposti tu o tanto si sposterà il sole. Io non ho... Cioè, c'ho tutto il tempo del mondo. Hey there, furry friend. I don't remember you being all that chatty before. Ecco, non parla più. I'm pretty sure I heard the two of you having... well, see you later then. He's either messing with me or I'm losing it. Ecco. Or both. O entrambe le cose. Giustamente. Ok, siamo già pieni anche di piuma. Qua non c'è niente. Ok. Ma dove ci indica? Allora, non può essere qua sopra, non può essere per forza di qua, deve essere. Ma l'arco è cambiato? Ah, perché forse abbiamo potenziato le cose. 2 anni fa, durante la festa di mezz'estate, è stata qui l'ultima volta. New land, new possibilities. E come noi bambini da ravire? Jeez, girl, I'm kidding. Ah, perché giustamente noi gli abbiamo dato della baba, che sarebbe la strega baba. Giustamente me la sta perculando dicendo nuovi bambini da ravire. Ok. Vabbè, dobbiamo andare dritto per dritto. Piaciuto? Cazzo di cervo, pensavo che cazzo. Ma comunque sti conigli qua. Sì, con i donni d'arco. Ah, io posso utilizzare il teletrasporto ovunque praticamente. Ok. Ciao. Vabbè, siamo pieni di tutto praticamente. Ma c'era il ragno. Ho sentito un qualcosa di strambo. Ok. Sì, ma cavolo, guarda qua pure. Ma che roba è? L'amico larva. Oh, it's so good I found you here, miss. I need expertise. Dicami. Non troverai mai più uno più esperto di me. It's good to see you too. What happened? One of the souls won't rest until it gets its eye back. Supposedly, il suo occhio. Can you believe it? What can this mean? Ah, dato che sono buona, c'ho la possibilità di dargli, di dire questo, ossia consiglia una soluzione migliore.
O dia al signor Larva la verità. O menti, ovviamente. Consigliamo una soluzione migliore? The red roses are demons which take the eyes of the misers. Then they make the eyes look at their most prized possessions forever. I think if the soul got over losing that possession, the rose would die. And the soul could finally rest. Oh, it's curious. I've never heard of these demons. Then again, they've been breeding like crazy lately. Seems like there's a new one every day. Ok, l'abbiamo aiutato perché c'è le rose che l'altro ieri avevamo beccato. Eccola lì, a proposito di rosa. Ci andiamo? Vediamo un po' che succede. Pure gente che fischietta qui. Allora, la rosa sta lì. Però non succede niente. Forse lo fa solo in alcune circostanze. Ciao. Non fa niente. Questo mi sa che lo fa solo in alcune circostanze che ci fa vedere. Infatti non c'è il sole quando la distruggo, il sole pieno, ma il sole nuvoloso. È come se ci manca qualcosa. Beh, sole nuvoloso. È super figo il sole nuvoloso. Ok, seguiamo il nostro sentiero che dovevamo andare, dai. Ma il coso non muore avvelenato. Vabbè. Ciao. È strano che comunque... Oh, amico. Ma che è sta? Amico, che vuol dire sta cosa, mo? Non so quanto danno mi ha fatto. No, ok, non gli faccio niente nemmeno così. Manca solo la pianta che rompeva le palle. Ci sono le frecce. Uno. Ci servirebbe un po' di energia. Eccola qua. Così almeno una volta possiamo. Oh! Non vale però così. Cioè, tutto questo per due frecce. Non era male. Volevi colpirmi, eh?
Che è sta roba? Uno scrigno? C'è roba avvelenata però lì. Riusciamo ad aprire sto scrigno? Come lo usiamo con 4? Ok. C'è da niente. Sì, vabbè, pure io. Serviranno a qualcosa sti gufi. Allora, vediamo dove dobbiamo andare. Ovvio che dobbiamo andare dentro la caverna. Ah, non è una caverna, è solo un passaggio. Una volpe che scappa. Un coso da distruggere. Siamo tutti più buoni. Questa cosa che ancora non abbiamo capito. Ah, questo sarà tipo il carto del teletrasporto o roba del genere. Ok, siamo andati oltre. Quindi dove cavolo è? Non è che è sopra? Ma che c***o? Ma che c***o? Oh, how you did it! Isn't this shithead quick? It sure is. Well, get a broom. Then he won't be. Che non l'ho preso. Sto morendo. Allora, facciamo una cosa. Facciamo due. Ah, ma non lo rallento, ma vaffanculo allora. Ah sì, lo rallento. Non lo prendo così. He's one lucky bastard. Would have been a lot worse if I got to him first. Ah, ecco. Giustamente. Poi tra l'altro perché c'è sta roba? Ah, forse ancora il miele. Comunque le basi dei nemici ora sono molto più forti. Cioè molto più ampie. Questo è il totem. Non lo possiamo attivare sto totem? Già attivato. Ok. Ce la salviamo. Dove dobbiamo andare? No, la pietra, quella che ci ha fatto pescare. Vediamo a sto giro che vuole. The cat says that the stone says. Il gatto dice che la pietra ha detto. I think I get it by now. You can just tell me what the stone says. Perhaps he'd like to get. Forse vorrebbe dire qualcosa in più sul motivo in cui è qui. Sta bloccando di nuovo la strada. Sì, e non intende muoversi. I can see that. But why? He moves for no man. That's why. All right. Just tell me what I've got to do this time round. Sounds like he could use a hand on the upside down bridge. Con il ponte capovolto. You mean that bridge? He wants me to climb it. Mm-hmm. You'll know more when you get there. And otherwise he won't let us through? You can't move mountains if you can't move yourself. Oh, the stone said that. You can't. Obviously. Cioè il gatto ha detto ovviamente. The cat said, obviously.
I guess I'll go now. Trovo un modo per salire sul ponte. Ponte capovolto. I'm not taking its life for my own needs. Domanda, il ponte capovolto dove sarebbe? Qua giù? Upside down bridge has always given me the chills, and now the stone wants me to climb it. come ci arrivo lassù, domanda. Keep on spinning my thread. Ma era comparsa roba rossa là, no? Uno scrigno. Un dente. Vabbè. Poi ci pensiamo, dai. Wow. È un rospo? Bacialo. You know, frogs and fairy tales. Ma sul serio? Stick bug spine. All honey from bees. From what I have sowed. Raccolgo ciò che ho seminato. I rospi devono stare in giardino. Did you hear that too? Oh, I was hoping for a prince. Odd. Vabbè, cose stranissime succedono in questo gioco. Ma prima o poi le scopriremo tutte. Ovviamente molto più poi che prima, eh. Sarà ovvio come, come cosa. Nel frattempo in quella zona lì c'è l'oscurità, mentre invece qua no. E questo è l'inizio del ponte, secondo me. Infatti, eccolo lì. Questa è la pietra. Posso farci niente. È scomparsa? Ma mi sta prendendo per il culo? Ok, andiamoci a... a ricreare, a rigenerare, a qualcosa. Abbiamo l'elisca, vai, mangia! Mangia! Bravo gatto, bravo. Ok. Ci serve la capra, vero? Qualunque di queste due che possiamo fare. Però abbiamo una pagina. Di solito è più chiara. Non la vedo però. Abbiamo una pagina, mi sono sognato. Eccola qua. Pagina perduta del velo tossico. Certo, la sblocco. Dono speciale che genera una nube velenosa all'impatto?
No, non la posso usare, mi servono 5 di questi. Vaffanculo. No, mi servono le piume, siamo proprio a corto di piume. Ma com'è possibile tutte queste piume non ce le abbiamo? Ah, qua si è acceso il fuoco ora. Ah, il rospo. Ecco perché diceva nel giardino. A stick bug spy. All honey from bees. From... Dice dove stanno i rospi? Come si toglie sto... Ah, oh, non c'ho il segno a posto. Quindi leggenda, questo che cos'è? Spazio. Ma c'è sempre la leggenda. No. Questo che cos'è? Ah, niente. Li teletrasporta qua probabilmente. Non so se ci danno qualcosa. Allora, mi servono le piume a me principalmente. Quindi andiamo a cercare le piume. Ma quasi mi metto a uccidere gli uccelli. Però effettivamente ho sempre meno le piume. Prima se ne trovavano veramente tante. 18. Qua c'erano dei nemici però la prima volta che siamo passati. Altre piume. 15. Ce ne servono 70 tipo. Vabbè, pure io mi metto a fare le frecce. Piume, piume. Eccole qua. 17. Quante ne abbiamo? Allora, ce ne servono 50. Ne abbiamo 51, dai. Possiamo tornare indietro. Chissà se tu mi penserai. Me la sblocchiamo pure sto coso del... della capra. Anche se perdiamo un sacco di cose, però vabbè, un sacco di denti. Puoi portare altre 6 frecce di legno. Ogni volta che scatti diventi temporaneamente concentrata. Freccia con sortileggio di legno. Può essere attivo solo un sortileggio alla volta, può essere sortileggio no. Ok, quindi attiviamoci questa capra. Tanto usiamo solo questa. Ok. Ventuno frecce possiamo portarci adesso. Però abbiamo perso 6 di... Vabbè. Ok. Ce ne riandiamo. È figo perché comunque puoi andare dove cavolo ti pare. Non credo che si possa fare granché, però... Però. Che stanno facendo? Che stanno facendo questi? Ma noi non ci interessa perché noi abbiamo un obiettivo. Il nostro obiettivo è andare là sopra. Whoa.
Take it easy. Non vomitare, non vomitare, non vomitare. Don't throw up. Fingers crossed. Wait a minute. He's here now? So I can go back and just follow the trail up the hill? Nope. He'll be there. Bene, ovvio. How? Is he so fast or? That's stone cold logic, princess. It might be too much. Addirittura. No, listen. The stone says. How do you know what he's saying without the cat? Infatti. I got the hang of it. Ecco. As we go. E che stronzata, anyway, comunque. He says, hard times are upon the stones. Hard, even for the stones. The world moves too fast. Crumbles, erodes. Something slither in through the cracks. And the stonelings are still soft here and there. They need to harden on all sides. That's why they came to the upside down bridge. Okay, I sassolini. They're stuck. Sounds serious. What do you mean they're stuck? The stones only move when there's no one looking at them. So when there's no one not to look at them, they can't move. We have to find them on. Cioè, dobbiamo raggiungere a fare non guardarle. They can move. Ma che stronzata. Seriously? Infatti. Stone cold logic, princess. Vabbè, se è una logica così. The stonelings will turn into useless shooting stars if they stay on the bridge for too long. We can't let that happen. Deja vu. Vabbè. Ci saranno nemici? Quindi questo, mi giro, lui si muove. Fantastico! No, più avanti voglio dire una cosa. Vedere l'altra. Just let me. Great. Harun, the keeper of the skies. Got me a wisdom. Okay. And light my path in times of darkness. Do you mind? Thanks, buddy. Okay. Ecco, come si faceva. Si andava vicino all'oggetto fatto e si premeva. Si preme la F. Eccolo. The stonelings move now. I mean. Okay. Seems like they do. They appear in different places when you don't look. So I guess that's what you wanted. I appreciate that. Tutto qui. That's it? It's a stone, princess. They ain't really all that emotional. Giustamente. He looks grateful, but his stone cold heart won't let him show it. Pure di fretta. Ok. Quindi dobbiamo risalire sopra la montagna qua. Wait. Oh. This spirit reminds me of Slavica. Quindi l'altra nostra amica. L'altra nostra amica questa. Vabbè, cercami direttamente, dai, facciamo prima. Scrivimi direttamente tu su Telegram. Tanto il mio nick è sempre quello. There
it is. Allora, ecco il pupazzo. Ok, vediamo qua che è successo a quest'altra, dai. Ovviamente per il gruppo Telegram dico a Daki, perché Daki c'è, poi se c'è qualcun altro che sta seguendo e segue sempre, ragazzi abbiamo un canale Telegram, cioè un gruppo Telegram più che altro, dove più che altro cazzeggiamo, decidiamo le cose da fare in, qua su, su Twitch e roba varia. Chi vuole unirsi basta che mi scrive e mando il link. E lì non siamo seri come qui in diretta, in realtà manco. Manco qui. Baba. Baba di nuovo. Ok, è sicuro che sia Baba. Fa combaciare il tempo e lo spazio. Ok, come prima. Quindi noi dobbiamo farlo arrivare qua. Ok. Qua ci dovremmo essere. Ci dovremmo essere. Cosa ha fatto a quella povera ragazza? Qua ci dovremmo essere. Vediamo cosa è successo. Sembra la stessa cosa, ok, non ci dice perché. This is not getting any easier. Does a little hunt tickle your fancy, princess? I guess we don't have a choice. We? You. Tu non ne hai, seguila. Ecco. Vabbè, seguiamo adesso, vediamo dove ci porta. E ora? Siamo sempre qui. Là? Là? Dove andiamo? Era qua, ok, non l'avevo visto. Allora, mi trovo qua. Mi trovo qua, ne approfitto. Vabbè, poi ce lo giriamo con calma, perché sennò. Dove è andato? La salviamo, che è meglio. Intanto qui ora saranno cazzi. Ah, non... Ma ecco qua, questo è l'albero. Ottimo. Non siamo mai andati d'accordo. Ma perché li stiamo andando a salvare? Cioè, con uno ci ha tradito, l'altro non siamo mai andati d'accordo. Cioè, boh, e li andiamo a salvare. Siamo fin troppo buoni. Cioè, the ball box, remember? Ok. Ah, qua sono qua. Ah, siamo troppo buoni.
Glieli cavo io gli occhi a quella stronza. Bene. Ok, sono due rami. Schivarlo proprio, devo prendere per forza antidoto. Allora, dove sta un altro teletrasporto? Non lo vedo. Ma non c'è un occhio, non vedo niente. Dove sono sti occhi? Aperti, non ne vedo nessuno. Oh, pure mi ha preso. Eccolo là. Niente, non l'ho preso. Serve energia. Non riesco a capire qual è l'occhio aperto. Perché ho perso energia? Thank you.
eccolo là. Allora mi serve, questo già ce l'ho fatto. 3-4. Vai. Fanculo. Cioè è più complicato capire dove stanno che colpirli. Vediamo cosa è successo qua. At the beginning of the summer, during the shortest night of the year, the youth partakes in traditional celebrations of Midsummer Night. Okay. Before the curfew had been set up, the young would roam the forest freely. As the flower crowns drifted away, so seemed the innocence of their childhood. But let's start from the beginning. An eternal war between Perun and Veles, the god okay. brothers, has resulted in the creation of. Non è proprio così il disegno, però. Brothers. Wasn't a tale about sisters? Giustamente. Let me just. 2 anni fa. Oh yes, that's more like it. Back to the sisters, or at least one of them. Yaga and Slavica never got along. Hey, vabbè. Things have only gotten worse since Volko went missing a year earlier. Do you think Baba's really back, and that she snatched Volko? But you are not scared of Baba. Almost like you knew nothing here could harm you. I don't know what you mean. Sure you don't. When the flower crowns were ready, each girl set hers on the water. Yaga was not in it for tradition's sake. She had something to prove. However, as her crown was slowly getting closer to the boys, an alarming realization came. If he picks it up, he'll approach her. Is it yours, Yaga? Her fears came true. It actually was Dragoi. Amid an awkward silence, Yaga struggled to avoid what she secretly sought. It's my sisters. She spat out finally. Another thing on her failure resume. Zora's? Are you sure? And as always, Zora came to the rescue. Of course it's mine. We are now bound by it. So tonight, we're looking for the femme flower together. Are you coming, Yaga? Wait. Are all three of us going? Oh, would you rather go alone and let Baba chew the flesh off your bones? They walked and walked and I always keep walking, but you already know that. Soon enough, Yaga left Zora and Dragoi behind. She decided to wait for them to catch up, but someone else did instead. You can probably guess who, can you? Well, well, a little ugly bird lost its way in the forest. Or perhaps you've got your nest nearby. The name Gordana, does it ring any bells? You don't think I believe you and Zora are orphans of some deceased relative? Or that it's a coincidence that that Volko went missing right after you two had a fight? He could have lost his way. Or had an accident. Or maybe Baba. Baba. Yaga, please. I'm too old for fairy tales. What did you do to him? Stay down until you're ready to talk. Porca. Now, Yaga, this is your moment. My, my. Look who hits the rock bottom. Ed ecco di nuovo la voce. Again and again and again and again. What do you want me to
It's time for you to hatch. Or rot here. Forever. Che cazzo devo fare? Cammina, salta e interagisci come prima. E abbiamo in basso a sinistra sempre i gufi. No, ma in realtà non è, cioè non è noioso, è pure divertente a parte, a parte, soltanto che si deve seguire, perché sennò è un macello. Ma poi comunque sono cose che, come dire, è come se le raccontassimo, come se già le dovessimo sapere queste cose, ma in realtà non le conosciamo. Cioè il fatto della corona nell'acqua e poi la prende il tizio, cioè sarà un, come dire, una tradizione, però cazzo, chi cazzo la conosce? Cioè io non la conosco. Ora siamo nuovo. Ok, quando le tocco mi dice uno. Questa è una formica? Io la evito. Sometimes, when I'm all alone, I lock myself in a thick shell. Ok, lei si chiude nel guscio, ecco perché l'uovo. So hard for me to breathe. So hard to make a sound. I open my mouth to stare at myself. All I see is an empty shell. Where are you? Dove devo andare ora? My voice. Ah ok, la devo spostare praticamente, ok. No! Oh, mi faccio male quindi. Ricorda che non abbiamo finito. Ah, ricorda quello che non abbiamo finito, sì. Raga, si nasconde. Ma questa è la larva che è quella buona. Sticks and stones. Vabbè, lasciamola stare. Non so se poi gli posso fare qualcosa. I'm a foundling picked up in the woods because of my birthmark. When Baba snatched the kid, I was the one to blame. Why? Why can't I scream? No. No, l'abbiamo uccisa! L'abbiamo uccisa! Ci ha dato anche la cosa negativa, tra l'altro. Che è successo? Si è fottuta la stella con la formica ed è scappata. Volevi colpirmi. Voglio sentire la tua confessione, faccia di merda. Si è proprio incazzata. Wherever I look, there's always me. Me. Hiding behind my mask. Me. Hiding behind my sister's back. Vabbè, ma queste cose già le sapevo. Me. No. No. Me. Fine gentile, sì. Perché a quanto pare il primo che è sparito è tipo il suo ragazzo, una cosa del genere. Quindi lei è convinta che, come tutto il villaggio, tra l'altro, che sia colpa di Yaga, che sia lei a rapire i bambini. Bambini, ragazzi, perché sì.
bambinetti, i ragazzetti. Yet sometimes the step you fear the most is the one that will. Ci stiamo trasformando in che era? Il corvo c'era pure, vero? Tra i vari animali. Ah, ok, ora possiamo fare il doppio salto così. Okay. I'm spreading my wings. Can I fly now? I sono cambiata. I can reach high. Posso arrivare in alto. Non posso fare niente. Ah, ecco. My voice is louder than before. La posso uccidere questa formica? Ma la posso solo immobilizzare. Trying to catch every teardrop in fear. They don't laugh anymore. Aia. Non me l'aspettavo. Ma questo che roba è? È un cadavere. Ce la facciamo? Grandissimi! They're dying there in my heavy tears. Madonna! They say how wrong they were. Nobody scolds me. All the stones. Che depressione! Questa è la formica. Questa la posso uccidere però. Giusto? È quella cattiva. Eh sì, è un cadavere, sì. Erano dei cadaveri almeno. Come ci arrivo lì? Posso farla cadere questa cosa? Questo che dobbiamo fare. Vai. Questa è la cosa positiva. Eh sì, perché la larva non ci ho pensato che la potevamo, cioè non lo sapevo che la potevamo uccidere. Non ci ho proprio pensato. Abbiamo spiaccicato la testa, come si evince dal disegno, cioè dalla figura. Ecco la roba che brucia di nuovo. No. Ogni volta che muoio perdo un... che mi colpiscono perdo un gufo. Ecco, siamo rimasti con un gufo. Si vuole andare a prendere il secondo. Ce la farà il nostro... Certo che ce la farà. Certo che lo riperde di nuovo. Ma non mi aveva danneggiato. No, aspetta. Meno uno, che cazzo. Thank you.
curtain falls. Cale il sipario. I put my hands on my mask. I know you're there. So che sei lì. Can we stay here together? Possiamo rimanere qui insieme. Quindi parla con la voce. No, il gufo non l'ho preso. Ah, troppo lungo era, perché faccio queste cose? Eccolo qui l'altro. I want to hear your confession, shithead! Di nuovo. Che vuoi, faccia di merda? Abbiamo pure la maschera. Every day. I'll rot in hell. Maybe I'm already there. Gufo. Are you there? Gufo. Can I fly now? Gufo. Open your mouth and teach me. Minimo ora ci colpiscono 15 volte. No, ho perso. No, l'ho perso, troppo lontano. Look for treasure at the bottom. Non posso rallentare. Questo lo prende. Questo lo prende. Ciao. It means I can also be myself. And it feels fine. Addirittura Metroid sei tornato. Siamo usciti dal buco. Yoga, what? Come hai fatto uscire quella foto? Pure. A murderer? So? Look, I didn't really call you Slivitsa. I wish I never had to see you again. Yaga! Are you there? Damn it! I'll deal with you later. It was the last time anyone saw Slivitsa. La sorella non l'ha vista che è sparita. What? Who's... Oh no! No, please! No! No. Affronta l'idolo senza volto, subito! No, 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 no! Are they all dead? Per causa tua! È certo che è causa tua! Crossed me. Perché Baba sceglie sempre quelli che mi fanno arrabbiare? Fatele delle domande, datele delle risposte soprattutto. Can you see him? Vedi? Again. Di nuovo. Tu non sei Baba, vero? Io sento che non lo sei. È bello sentire qualcosa. Sei nella mia maschera? You are the mask. I am with you as you are with me. Vabbè, ormai continuiamo a fare del paradiso. Ormai continuiamo a fare quello. Sì, concludiamo anche noi. No? Dobbiamo solo tornare. Chiunque tu sia, qualunque cosa tu abbia fatto, qualunque cosa io abbia fatto, non puoi vedermi di trovare mia sorella. Non riesco ancora a cavarmi senza di lei. No, questa volta sono io ad aiutare Zora. Non il contrario. Azzo? It's almost like
Torna alla capanna. Ok, torniamo alla capanna. Però qua ci abbiamo sto coso. Un nuovo amico. Ah. Siamo idoli gemelli. Perfetto. Ora abbiamo sbloccato anche questo. Getting used to things that boggle small minds. Comunque in basso a destra abbiamo sempre la scritta idoli zero. Mi sa che cavolo so. Sono quelli che noi sblocchiamo, ora che ci penso. Che durante il giro li sblocchiamo. Ah, c'è il fungo qua. Però non siamo dove sta il fungo, vero? Ah no, siamo proprio dove sta il fungo. Cazzo, sta zona non me la ricordavo proprio così. Infatti non credo che sia così. Allora facciamoci un attimo sta cosa. Dai, occhio. Occhio delle mie brame. Dammi lo scrigno del reame. No. Ma che cazzo fa? Gira su se stesso e basta. Sì, ok, vengo da te, madonna. Superiority of the Legion. Oh? Then how come it lives still? I have seen you take interest in their lives. Incoraggia la formica, mette la formica per liberare l'insetto stecco. Liberiamolo, dai. The stick bugs, they are very sociable. I'm sure they would spread the word of the Legion's fearsome doings. They are to be released. To spread the word of the Ant Legion's unstoppable advance. Vediamo se ora ci dà qualcosa. Non ci dà niente sta cosa. Vaffanculo allora. Ah, perché. Ma sul serio è passato un altro tizio da qua? Non dobbiamo andare alla capanna noi. Perché è uscito sto tizio? E infatti siamo in un posto diverso. I funghi non stavano tipo qua. Infatti. Allora troviamo un gatto nero. Una parola, troviamo un gatto nero. Sta qua sopra. Eccolo là. Ok, salviamo qua. Il biancone. E ogni tanto escono sti spiriti che poi seguiamo. Ecco, seguiamo. A stick bug spine. All honey from bees. From what? Ora andiamo sopra. Hold on. Vediamo che ci dà. Take the hut, the roots, blah blah blah. E pulisce. No, something's wrong. Sheesh. What's gotten into you, princess? You out of your mind? Whatever. Ma c'è sempre sta figura. L'albero. Siamo spacciate. Ottimo.
Scappa. Shut your mouth. Dove cazzo siamo? Where are we? Oh, where are we? Keep acting all bossy, and next time it'll be a grave. La prepotente? Oh, just great. Thicker than water. I'm stronger than iron. Baba sta parlando. There's no other way out. Non ho letto onestamente che dicevo. No, qua mi fa male. Quello buono, non mento, il legame è più forte del ferro. Sto morendo, non so perché. Quando mi vede muoio. Non much thicker than water, but I'm stronger than iron. Qua non posso andare. Non much thicker than water. But I'm stronger than iron. Wait, is it a riddle? E che cos'è più forte del ferro? E che è buono e non mente. Che cos'è, ragazzi? Che cos'è? Thicker than water, but I'm stronger than iron. She has to be right there ahead. Speak of the devil. Not much thicker than water, but I'm stronger than iron. Wait. Ma parla di legame. Parla di legame. Quello buono non mente. Un legame più forte del ferro. She has to be right there ahead. Wait, is it a riddle? Not much thicker than water, but I'm stronger than iron. Blood? I think that might be what she's looking for. Oh God! Blood. My blood. Spilled. Yet it keeps. Sì, infatti era il sangue. Hurts like hell. But she seemed appeased. That's what counts. Wait. Here goes another one. White as chalk. No. Cereo come il gesso, ma non altrettanto fragile. Narra di storie più forti della morte. In it can be written.
Io comunque devo cliccare queste cose qua, praticamente. Anche se mi dice qualcosa. Menzogna. La menzogna mica è bianca. Narra di storie più forte della morte. E potrebbe pure essere. È la bugia alla fine, più che menzogna. C'è la bugia bianca. Provo ad andare a vedere da quest'altro lato che cosa c'è scritto. Se è uguale o cambia. Ossa. Ma perché mi prende che non mi sta guardando? Polvere. No, secondo me è menzogna allora a questo punto. Che dite? Che secondo me è tradotto male, sarà bugia. Però mica racconta storie. Narra di storie più forti della morte. Bugiardo. Un'altra risposta sbagliata e potete passare da... Quindi non è quello. Eh sì, ma non... vabbè, narra di storie più forti della morte. Nel senso che forse che sopravvivono alla morte, in quel senso. Potrebbe essere in quel senso. Proviamo con ossa, dai. Tanto menzogna era sbagliata. Sì, l'altro è polvere. Io però il primo non mi ricordo. Era sangue il primo che ho cliccato, vero? Olio. Sangue. Ok, basta semplicemente che non vada nella sua luce. Almeno così sembra. Hurts like hell, but she seemed appeased. That's what counts. Wait, here goes another one. White as chalk, but not as brittle. Tales stronger than dead. In it can be. Fa le finte, fa le finte. Menzogna. Ossa. Ecco. Sono state schiacciate eppure le loro storie sono ancora vere. Le spine imprigionano la mia natura. Ok, vediamo il prossimo. Benché di pietra, solo talvolta pesante, può sussultare anche sanguinando. Cuore. E cuore ci sta. Tomba. Rospo. Rospo di pietra. Andiamo con cuore. Che tomba.
solo talvolta pesante. Eh sì, però la tomba può sussultare anche sanguinando. Quello che non mi convince. Il mio cuore non c'è più, è pure Brahma. Ok, fatto. Apriamo. Wow, that actually worked. Was I underestimating you? Tu forse sei sottovalutata, principessa. A volte potresti. Non stavo davvero chiedendo la tua opinione. Vedi quel forziere? Oh, mamma, come sta questa? Frecce di cristallo. Ah, ora possiamo rompere il cristallo. Ti permette di evocare frecce magiche. Mantieni incoccata una freccia di cristallo per tirare le frecce magiche che consumano mana. Ogni nemico colpito da una freccia magica ottiene una scheggia. Fa esplodere le schegge scoccando immediatamente dopo una freccia di cristallo. Sono più sono le schegge, più grande sarà l'esplosione. Questo è per rompere il cristallo che ci abbiamo davanti. Oh, yeah. The crystals. Have I ever told you about them? Ok, quindi più lo tengo premuto più fa danno. Cazzo. Ora siamo davvero nella merda. Le mie bambine devo trovare? Cazzo, questo cerca le figlie? Figlie al plurale? Does the mask wear us? What do you... What lies behind it? Silver dawn. Golden dusk. Luce o oscurità? Ormai siamo di luce. I may have stumbled on my way once or twice, but... I always do what's right. It's not... Chi sei? Okay, I've had enough. You can go snatch spoiled brats or yap around this place. Whatever. We are leaving and you are not stopping us. Bone. Ossa delle mie ossa. Bone. We tried. Didn't work. Got a gambe. I said run! Crystal arrow. Come si rompono queste? Vai! More crystals. Comunque la voce ci aiuta, cazzo, ora. Ora però. The idol on the other side. That was close. How did we get there anyway? Che cazzo di posto è? Hades fighting back. Don't sweat it. Non permetterò che accada più. Baba, she seems to be looking for some kids. And not just any kids. Her baby. Le sue bambine. You're thinking what I'm thinking? I do. Direi che non mi piace per niente. Like this one bit. Anyway. You can't keep on getting us in trouble like that every time you try to speak up. Me? You couldn't spit out a word. Right. Quindi ora stanno collaborando, cioè le due voci nel nostro corpo stanno collaborando. Vabbè. Allora che dobbiamo fare? Dobbiamo tornare alla capanna? Torna sul sentiero di briciole. Ok ragazzi, fermiamoci qui, dai. Che almeno ripartiamo da qua con un po' di tranquillità. Forse. Allora, Blacktail, quando lo riprendiamo, ragazzi? Penso lunedì. Devo ancora fare il palinsesto di prossima settimana, ma lunedì. Perché domani ci facciamo Detroit. Così è contento Pierre che vede il suo amico.
il suo amico. Che altro volevo dire? Ah dai, chi scrivimi su Telegram, così ti aggiungo anche a te nel gruppo a cazzeggiare, che cazzeggiamo, che più siamo meglio è. Ragazzi, per chi sta guardando questo video su YouTube, vi invito come sempre a seguirci anche sul canale Twitch, perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 21. Quindi ragazzi, seguiteci, che più siamo meglio è, meglio è, meglio è. Voi in chat invece vi ringrazio assolutamente della compagnia, vi auguro una buona serata, una buona cena e una buona notte, tutto buono ragazzi. Domani facciamo Impara in Paso dalle 11 alle 13 e poi continuiamo dalle 17 alle 21, prima sempre Impara in Paso e poi continuiamo Detroit. Ok ragazzi, a domani, grazie ancora, buonanotte a tutti ragazzi.